le ceneri si portano a termine i festeggiamenti per il carnevale e ci si prepara per la quaresima. In molte località italiane c'è la tradizione di bruciare re carnevale dopo aver pronunciato la sua condanna e aver letto il suo testamento. Questa usanza è stata ripresa anche a Staffolo, piccolo centro collinare della Vallesina. È proprio Staffolo che da anni, dopo un calendario ricco di eventi, conclude il carnevale con la lettura del testamento e la cremazione del re carnevale. Con la lettura del testamento si denunciano pubblicamente le malefatte compiute dalla comunità durante l'anno chiuso da poco. In modo particolare a Staffolo a mettersi in gioco un po' tutta l'amministrazione e i personaggi pubblici, vero sindaco? Sì, è vero, tanto noi siamo sempre all'attenzione di tutti quanti. Volevo fare una precisazione per quello che riguarda, effettivamente non sono tantissimi comuni italiani in cui viene letto il testamento. Io ho fatto una ricerca anche su internet, sono dai 10 ai 20 comuni in tutta Italia in cui c'è questa lettura. D'altronde a Staffolo è stata ripresa questa attività da oltre 15 anni. La nostra amministrazione ha sempre sensibilizzato un insieme di associazioni, tra cui, come avete potuto vedere, anche dal volantino l'abbiamo messo tutti quanti insieme, abbiamo fatto sinergia, tenete presente, da quelli che hanno allestito la sala, a quelli che hanno fatto la pulizia, a quelli che hanno cercato in qualche maniera di rivitalizzare al meglio il paese, di dare una musica e anche le festose festività, appunto queste carnevalesche, hanno fatto sì che Staffolo è stato un po' all'occhio e all'attenzione di tutta la Vallesina per questo evento. Sì, infatti ricordiamo Staffolo tutti gli anni propone un calendario ricco di eventi legati al carnevale, forse uno dei pochi comuni della Vallesina che propone appunto una varietà di spettacoli. Sì, questo è vero, perché tenete presente, d'altronde un po' c'è questa sinergia tra tutti quanti qui nel paese, e poi noi siamo anche su questo molto conservatori, ci teniamo parecchio alle usanze, e questa secondo me fa parte di una di quelle rettitudini, diciamo, di vita, ma anche quella riscoperta dei valori che tutti quanti cerchiamo sempre di portare avanti. Sindaco, un'ultima domanda, ci può fare qualche anticipazione, chi sarà i personaggi che verranno pizzicati questa sera, che verranno messi all'interno del testamento? Qualche anticipazione? Beh, effettivamente su questo non è che non le voglio dare, non le so, anche per una questione scaramanzia. Sicuramente io sarò uno dei primi bersagliati, d'altronde quest'anno ci saranno anche le elezioni, quindi ci sarà anche qualche richiamo per questo.